Buondì, spero che stiate tutti bene. Oggi parlo del preludio numero 7, BWV 852. È un preludio, mamma mia, terribilmente complicato. Se non fosse che mi prefiggo di parlare di tutti questi preludi uno dopo l'altro, questo l'avrei saltato volentieri. Mamma, com'è difficile. È completamente diverso dai precedenti, perché non è un pezzo che lavora come i precedenti sulle armonie, sugli accordi, ma lavora molto di più sul contrappunto e somiglia più a una fuga che a un preludio. Vedremo proprio che è un episodio a quattro voci, non definibile fuga, ma insomma, un contrappunto a quattro voci reali, in mezzo, diciamo, comincia con una parte un po' preludiante, poi c'è questa parte di severo contrappunto e poi le due cose si mescolano, rendendo il tutto veramente complicato da suonare, è difficile da suonare, e complicato anche da analizzare. Comunque, è il Mi bemol, proviamoci. E anche se la mia analisi non sarà completa, penso che aggiungerà qualcosa per molti di voi, a quello che hanno visto, a quello che sanno. È in Mi bemolle maggiore. Mi bemolle maggiore è una tonalità che ha tre bemolli, Si, Mi e La. La scala è Mi, Fa, Sol, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do, Re, Mi. Due semitoni importanti tra terza e quarta nota sono tra Sol e La bemolle, Mi, Fa, Sol, La. E poi tra re e mi, sensibile e tonica. Si, do, re, mi. Beh, nella prima battuta già ci mette un bemolle che non c'entra, il re bemolle. E non è l'unico problema della prima battuta. La prima battuta è a quattro voci. Una voce fa mi e lo tiene per tre battute. Una voce, diciamo il contralto, fa Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi. Strano modo di finire. Non si è mai vista una melodia che finisce su una croma in levare e si ferma. Nulla. Cosa un po' strana. Risponde il tenore e vediamo che il tenore non fa la stessa cosa perché non si ferma sul Mi, ma Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, La. E questo già ci mette una pulce nell'orecchio. Forse il primo tema non era ma. Allora com'è questa faccenda? Perché dal punto di vista di come è scritto, questo che io suono non c'è. Cioè questa melodia, per come è scritta questa musica, non c'è. Perché il Mi è legato a un altro Mi. E il Re sembra un'altra voce. Vedete che ci sono Re e Mi insieme? Che poi scende, la dissonanza è una settima, il Re bemolle scende a Do. Quindi, credo, sono arrivato alla conclusione, diciamo, che Bach scrive in una maniera non ambigua in senso negativo, ma ambigua per forza di cose. Lui voleva una melodia che fosse, ma non voleva ripetere il Mi sotto, non voleva sentire questa cosa qua. Effettivamente non è bello. Allora, ha legato i due Mi. Ma è come in una corsa due che si passano il testimone. Il primo Mi, a mio parere, è nella voce di soprano.
Il secondo mi, pur legato, è nella voce di contralto. Sono sottigliezze. Ma leggendo, vedendo una musica come è scritta, in questo caso si ripete anche la seconda battuta. Allora, che cos'è? Do, re, mi, re, do, si, la e basta? O do, re, mi, re, do, si, la, fa? Con questo bel salto di sesta. E sotto il la è legato per impedire questo. Che non è bello. Quindi c'è un'ambiguità nella scrittura, ma io penso che possiamo dire che qui ci sono, c'è un dialogo tra due voci con alcune note nelle altre due voci tenute. Sentiamo questo dialogo. È un po' come nell'invenzione a due voci, numero uno in Do maggiore. Adesso non mi ricordo esattamente le note, ma c'è questo dialogo tra due voci. E qui si può pensare che sia la stessa cosa. Un dialogo tra soprano e tenore con contralto e basso che tengono queste note. Il primo basso fa e se lo tiene per tre battute. Il contralto in realtà arriva come dopo e riempie con un altro mi, con un la, con un si, mi nella prima battuta, la nella seconda, si nella terza, mi nella quarta, do nella quinta e re nella sesta. Ma non è ancora una voce che esiste veramente, che dica veramente qualcosa. Anche il basso non dice niente, ha detto mi e poi non ha detto più niente. Il dialogo è tra soprano e tenore. Eccetera. Il tutto però è arricchito da queste note tenute. Per sentirle bene, sentiamolo con un registro di organo, perché solo con il registro di organo le note tenute sono veramente tenute. Bach non ha scritto questo pezzo per organo, quindi non era questo l'effetto che lui voleva.
Qui alcune, come dire, alcune note tenute sovrastano un po', però se suoniamo con il registro di organo, se abbiamo una tastiera elettronica e possiamo cambiare il registro e suoniamo con il registro di organo, sentiamo le dissonanze, per esempio Mi bemolle contro Re, una settima, sentiamo Si bemolle contro La, un'altra settima. Tutte cose che non sentiamo molto con il registro di clavicembalo. Adesso stiamo a sentire il pezzo per come lo si sente normalmente. È strana questa abitudine che ha Bach di non ripetere quando un basso è tenuto legato, battuta 10, non lo ripete. È vero che l'accordo è completo perché tenore, contralto e soprano fa l'accordo completo, si fa re, però certo viene da ripeterlo e non si può ripetere perché lui non l'ha scritto. Nessuno sente il si basso qua, ormai è troppo tardi, si è già spento, è morto. Bene, succede una cosa interessante a battuta 8. A battuta 8 abbiamo in valori doppi più o meno qualcosa di simile a quello, al tema iniziale. Tema acefalo, come abbiamo spesso trovato in Bach. Volendo cercare di fare un'analisi armonica, qui particolarmente complicata, il primo accordo è il primo grado, però con la settima. Possiamo dire che la settima la mette nella seconda parte? Sì. Arrivare a questo accordo, che è il quarto grado, per arrivare a questo accordo, che si può chiamare o il settimo grado, col re naturale oppure il quinto grado, si re fa. Quindi 1, 4, 5, col pedale però di tonica che rimane, quindi dissonante, si re fa la e finisce col primo grado. Con questa settima interessante, il primo grado che è appena partito diventa settima. Questo che abbiamo chiamato quarto grado poi diventa un secondo, e questo è il quinto con la settima, e questo è il primo. Di nuovo primo, sesto, secondo, quinto, primo, quarto con la settima, scusate, non era un primo,
è un sesto, quindi la cadenza non è 5-1, ma che poi diventa la do mi, un quarto, però modificato perché la doveva essere bemolle, invece qui la è naturale, sta modulando per andare nella tonalità della dominante, si bemolle maggiore, e si bemolle maggiore non ha tre bemolli ma ne ha due, per questo c'è quel la naturale, battuta 7, ed eccolo qua. Tonica di si bemolle maggiore, qui di nuovo risponde battuta 9. Questo cos'è? Fa la do, la dominante della dominante, la dominante, sì, scusatemi, non siamo più in mi bemolle maggiore, la dominante di si bemolle maggiore, cadenza, primo grado di si bemolle maggiore. Ok. Siamo in si bemolle maggiore, parte un tema con la nota si, ma questo tema è di nuovo in mi bemolle maggiore. Tema da fuga. Tema da fuga. Ok, la risposta non è da fuga perché è da contrappunto, è quasi da canone. Perché è in mezzo al tema, nelle fughe si aspetta che un tema sia finito per partire la risposta. Qui invece la risposta parte subito. Eccola. E qui terza voce. E qui la quarta. Qui ripete il tema. Qui sarebbe una cadenza perfetta, ma ci arriviamo. Sentiamo questa fuga, questo contrappunto rigoroso, che è una cosa completamente nuova in un preludio. Di solito Bach nei preludi se la prende un po' leggera, perché poi farà le cose difficili e complicate nella fuga. E invece qua il preludio contiene qualcosa di molto, molto complicato, ci voleva la sua arte per scriverlo. Cos'è che caratterizza questo tema? Un salto di quarta, una nota in sincope, si, mi, re, do, si, splendido. In cinque note c'è tutto un mondo. Ma quello che è ancora più interessante è che la risposta non arriva alla fine, sarebbe stato facile. Ma arriva in mezzo, ascoltiamo. Con quell'urto tra mi bemolle e fa, suono lentamente. Urto. Siamo a battuta 13, 14, 15, 16 e invece sentiamo dalla 15. Qui il basso che faceva la dominante si, che doveva salire a mi, rimane a si. Il soprano che faceva la tonica e la sensibile fa, ascoltiamo bene,
Io non ho mai sentito una cosa così. È un po' ardito, mi bemolle, re, mi naturale. E poi ripete questa specie di cadenza. Ci si aspetterebbe, mi naturale fa, invece fa, mi naturale fa, mi bemolle, re. Quindi va da mi bemolle, da re, mi bemolle, mi naturale fa, avanti e indietro. Ma non su note veloci, su note lente, con un peso armonico e contrappuntistico fortissimo. In pratica, quella che era una normale formula di cadenza, quinto grado di mi bemolle maggiore, che doveva finire al primo grado di mi bemolle maggiore, con un colpo di scena diventa il quinto grado, settima con settima al basso, di fa minore. Il fa diventa settima del quinto grado di do minore. Ed ecco il do minore. Questo è, se vogliamo, la quinta della quinta di do minore. Insomma, in do minore sarebbe una settima sul secondo grado. E questo sarebbe il quinto grado. Ma non siamo più in do minore perché il si è bemolle. Immaginiamo di essere, in mi bemolle maggiore. Ok, questo è un settimo grado che va al terzo, al quarto con la settima, settimo grado, poi puff puff, sol, si, la, fa. Veramente non c'è un accordo, sol, si, la, fa. È un doppio ritardo. Perché gli accordi si compongono per terze. Se l'accordo fosse di sol, sol, si, re, ma qui non c'è nessun re, fa e la, sarebbe un accordo di nona. Sul terzo grado. Ma gli accordi di nona non erano molto usati all'epoca, forse non erano usati affatto. Quindi la cosa più probabile è che alla fine della battuta 17 il la bemolle e il fa dovessero andare a mi sol, ma ci vadano con un ritardo. Finalmente abbiamo la cadenza normale, ritardo, settima. E questo sarebbe un primo grado, se non fosse che il soprano, primo grado in mi bemolle maggiore, il soprano rimane sulla sensibile. Con questa dissonanza terribile. Mi bemolle re naturale, settima maggiore. Note che congiungono, che risolvono e siamo un settimo grado di si bemolle maggiore, sulla dominante di si bemolle maggiore, primo grado, sesto, quarto, dovuto essere. Il contralto avrebbe dovuto fare si bemolle la naturale e sarebbe stata una cadenza perfetta. Quinto, primo, si bemolle maggiore. E invece il la, che sarebbe la sensibile si bemolle maggiore, lo mette bemolle. Quindi sta tornando a mi bemolle maggiore. Il mi bemolle maggiore. Senti che urto, sol, la, si insieme. In mi bemolle maggiore questo sarebbe un sol, si, re con il ritardo di la. Ecco qui risolto. Altro doppio ritardo, la
L'accordo sarebbe la do mi, no, singolo re, e il sol è rimasto da prima, scusate, con la bemolle. Poi settima, la settima sul quinto grado di mi bemolle maggiore, altro ritardo, il fa è in ritardo, l'accordo dovrebbe essere mi, si, mi, sol, ma il fa del contralto è rimasto fermo dove era? Qui c'è la, si, do. Sarebbe la do fa. Però il la nel tenore non è ancora arrivato, c'è un si bemolle. Ma neanche il fa è ancora arrivato, c'è un sol. Tarda per arrivare al si. Il si ritarda per arrivare al la. Eccolo qui l'accordo. È un fa la do mi, però col quarto, con il secondo rivolto. Mi sol si. Oh, finalmente un accordo consonante. Su si bemolle maggiore, perché c'è stato quella naturale. Qui diventa complicato perché riparte il tema dell'inizio. Però qui siamo proprio a livello di fuga, il tema è espresso completamente dal contralto. Con queste tre note che ci consentono poi di riconoscerlo. E il soprano? Però la partenza, la risposta del soprano non è la si, do, si, la, sol, fa, sol, ma è sul mi. Quindi il tema parte da si bemolle con la naturale, quindi siamo in si bemolle maggiore. Ed ecco la risposta. E poi ci saranno le altre risposte dopo. Nel frattempo ricompare quel tema col salto di quarta. Si, mi, re, sol, fa, mi. E quando questo finisce, come una fuga a due soggetti, parte il secondo. Mi, la, sol, do, si. Insomma, Bach è andato veramente sul complicato. Lo suono con il registro d'organo perché si sente meglio il contrappunto, anche se è più difficile perché deve suonare. Thank you.
prima ho detto, è molto importante questa ribattuta, perché questa ribattuta è pezzo, elemento costitutivo di un tema. E senza queste due note noi non sappiamo che siamo nel tema. Queste note ci dicono che siamo nel tema e le troviamo a battuta 26, quel tema, a battuta 20, 28, e poi ricompaiono in un punto inatteso, a battuta 31, perché il basso quando ricompaiono quelle due note, poi forse non ricompaiono più, però questi tre punti sono dei punti, come dire, topici, perché altrimenti non aveva motivo nel basso a fare. Bastava che facesse, parlo della battuta 31, bastava che facesse un mi lungo. E invece fa. Perché è elemento del tema. Devo dire, da qui in avanti il pezzo è veramente molto complicato. Si riconoscono degli elementi tematici, per esempio questa sincope di battuta 35 nel contralto. A cui risponde il soprano. A cui risponde il basso. E il tenore. Cioè, ogni volta che c'è un salto e la seconda nota va in sincope, sono elementi del tema che si inseguono. Rimetto il registro di cembalo perché veramente all'organo è un po' complicata e riparto da battuta 25. Dunque. Notate che quando le semicrome vanno insieme, le note veloci, quando vanno insieme devono avere delle consonanze piuttosto semplici. Vanno per terze e poi questo era tra soprano e tenore e questo è tra contralto e basso. Alla stessa distanza, terza più ottava fa una decima, ma sempre una terza è. Bene. Siamo arrivati a battuta 35, Sol minore. Però ricompare subito il La bemolle, quindi usciamo subito e ritorniamo a Mi bemolle maggiore col tema, che è quello di battuta 10. Siamo in Fa minore con Re bemolle e il Mi naturale. Ed ecco l'accordo di Fa minore. Qui siamo in Do minore, si riconosce Si naturale La bemolle. Ancora
sta qua in do minore. Qui devo voltare pagina. È anche uno dei preludi più lunghi. Cadenza in do minore. Ma qui già in la bemolle maggiore. Ed ecco le tre note di cui parlavo prima. Qui ci sono quattro voci: Mi naturale, Fa naturale, Si bemolle, Sol. L'accordo è Mi, Sol, Si, però col Fa che ritarda. Do minore si riconosce per il Si bemolle quadro, tre voci che vanno insieme. Da Do minore a Fa minore, ma qui siamo già di nuovo in Mi bemolle maggiore. Qui in La bemolle maggiore. Ed ecco le tre note che si ripetono in mezzo, nascoste. Do, Mi, Sol, Si, però col Sol bemolle. Strano accordo. Sembra di essere in Si bemolle minore. Perlomeno la settima è come in un Si bemolle minore col Sol bemolle, però queste settime diminuite valgono sia per le minori che per le maggiori, ed effettivamente questo è un accordo di Si bemolle maggiore. Siamo di nuovo in Mi bemolle maggiore, la tonalità del pezzo. Ecco le tre note, pam, 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 nel tenore. Poteva mettere un Si bemolle lungo, ma se ne mette tre è proprio perché è elemento tematico. Qui siamo ancora in do minore, anche se non c'è in questo momento il Si, la bemolle. Eccolo qua, il Si naturale. Le tre note, Fa, Fa, Fa minore. Ed ecco le tre note. Era un'idea geniale. Uno si domandava: ma perché mette queste tre note? Perché in mezzo a tutto questo fluire di semicrome, questo elemento è evidente come un colpo di tamburo. Stiamo a sentire. Rifaccio. La bemolle maggiore. Siamo tornati a Mi bemolle maggiore.
chitarra re bemolle maggiore, uno si domanda con cosa faccio quelle note lassù. Qui siamo in mi bemolle maggiore e qui di nuovo in la bemolle maggiore. Ed ecco le tre note. Si sta preparando per la cadenza finale. Accordo di dominante in mi bemolle maggiore. Re, si, fa, la. Ancora parentela con la bemolle maggiore. E adesso qui pedale di si. Allora, la, do, mi, sol, settima diminuita sul settimo grado di si bemolle, che è la dominante, l'accordo di si bemolle, che è la dominante di mi bemolle maggiore. E l'accordo di si bemolle maggiore con la settima, quindi dominante di mi bemolle maggiore, primo grado, quinto, cadenza. E qui la cadenza va giusta. Il pezzo poteva finire, ma c'è questa coda che riprende i due temi al tenore mi, la, sol, do, si, do, do bemolle, si. Geniale! Mi, la, sol, do, do bemolle, si. Il soprano mi. Sulla la tonica sensibile e sensibile abbassata e in mezzo il tema il tutto è splendidamente costruito. Con Bach che non ripete l'ultima nota, per cui adesso io sento un accordo che non è conclusivo, perché è un primo grado col si al basso. Io, se dovessi suonare questo pezzo, rifarei il mi bemolle. Vi faccio sentire rifacendo il mi bemolle. Mi sembra concluda meglio. Spettacolare, per me è una faticaccia analizzarlo perché ha un sacco di elementi. Poi io questo doppio contrappunto non è che lo pratico molto, lo conosco molto bene, cioè un contrappunto con due soggetti diversi. Però è un preludio spettacolare. Il bello che è ad ascoltarlo è piacevolissimo, lo si segue, lo si canticchia e non ci si rende conto di quanto complesso sia. Spero di essere stato utile. Bye bye.